Ciao, ti do il benvenuto a questa nuova video lezione di mattoscacco.com. Allora, oggi impariamo a capire un principio fondamentale che bisogna utilizzare ogni qualvolta noi siamo sotto di posizione o di materiale. In pratica, quando ci troviamo in una posizione inferiore, la strategia che bisogna adottare è quella lì di andare a creare delle complicazioni. Infatti, anche Anand, commentando una sua cattiva posizione in una partita con Karpov, spiegò perché scelse una mossa che complicava l'andamento della partita. Le sue parole furono: "Il modo migliore di lottare è ingarbugliare il gioco quanto più possibile. Se si scelgono le linee semplici, la maggior parte dei giocatori, e Karpov primo fra tutti, calcoleranno perfettamente tutto dall'inizio alla fine. Quindi l'unica possibilità di vincere è quella di andare a complicare la posizione." Adesso andiamo ad analizzare nel dettaglio questa posizione. Questa dunque è la nostra posizione. La mossa aspetta il bianco, come deve agire? Allora, qui il bianco sembra essere in una posizione superiore. Infatti, ha i pezzi sviluppati bene, ha un buon controllo del centro e presto andrà ad arroccare. Mentre il nero ha i due cavalli da sviluppare, il cavallo tra l'altro in B. Non si sa bene dove può andare, anche perché se va in C6 va ad occupare il raggio d'azione dell'alfiere Campochiaro, quindi il bianco sembra essere un attimo meglio. Che pensiero fa il bianco? Io gioco alfiere E4 per andare a cercare il cambio dell'unico alfiere sviluppato e buono del nero, e questa è un'ottima strategia sicuramente. A questo punto, andare a cambiare non è l'intenzione del nero, anche perché sa bene che quell'alfiere è importantissimo. Quindi non è che ci sono tante altre risposte se non cavallo C6. Tuttavia il nero pensò che dopo cavallo C6 e la spinta D5 possono seguire tantissime complicazioni. Tuttavia giocò comunque la mossa cavallo C6 perché complicare era proprio il suo scopo. Lo scopo del suo gioco era quello di andare a complicare la posizione, perché noi abbiamo detto che il giocatore che è in svantaggio deve andare a cercare di, appunto, andare a cercare queste complicazioni. Infatti la partita proseguì in questo modo: con la spinta ambiziosa del pedone in D5, cambio, e ora qui il bianco infatti non è riuscito a trovare la soluzione migliore, perché infatti, come lui aveva pensato di giocare alfiere per, andando a minacciare la regina, a questo punto segue donna F6, che va a puntare sul pedone debole in C3, andando così a costringere a mettere un pezzo in difesa di questo pedone. Quindi o per esempio alfiere B2, o alfiere D2, oppure mettere la donna in C2, che comunque toglie la protezione di questo pedone F3, anche se ora c'è questo alfiere Campochiaro che però in un futuro potrebbe essere cambiato e questo pedone rimane debole, quindi senza protezione. Quindi questa mossa non va bene, questa mossa d'alfiere, perciò il bianco decide di giocare cavallo D4 andando a minacciare il pedone in C7. Ovviamente qui chiunque giocherebbe l'arrocco, arrocco lungo del nero, e a questo punto la situazione si è realmente ribaltata. Qui dei calcoli fatti non troppo bene dal bianco poi portano a praticamente una disfatta del bianco. Praticamente la partita proseguì in questo modo, con il bianco che giocò alfiere E3, andando a sviluppare l'alfiere Camposcuro, cavallo F6, finalmente si sviluppa anche questo cavallo che va a puntare sull'alfiere. Ovviamente non possiamo permetterci di perdere l'alfiere, quindi cambio e cambio. Ok, a questo punto qui il bianco gioca alfiere D4, andando a perdere questo alfiere, ma ottenendo secondo lui un buon centro. Quindi senza pensarci su due volte, uno, due, e a questo punto uno, due,
e segue una serie di cambi che porta poi alla disfatta. Ora il bianco ha sì questo centro di pedoni, ma è destinato poi a perdersi dopo torre per che va a minacciare, e non c'è nessun modo per parare, per non perdere questo pedone. Per esempio, se segue questa mossa, poi c'è questa spinta di pedone, e il bianco finisce per perdere almeno il pedone e poi la partita.